Buongiorno, eccoci qua, siamo in diretta. Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Iniziamo questa veloce conferenza stampa. Max ha degli impegni poi con la squadra a cui non può ovviamente rinunciare. Carlo, benvenuto, buongiorno a te, la prima domanda. Ciao Max, ciao. Buon pomeriggio. Ti chiedo, 2 anni fa poteva essere la Supercoppa, era molto attesa perché la Sira andava a caccia del primo trofeo della propria storia. L'anno scorso, da un certo punto di vista, si può dire che avesse un minimo di pressione in più per il fatto che giocasse in casa. Quest'anno che tipo di Supercoppa sarà, secondo te, per la Sir? Grazie. Ma secondo me la pressione c'è sempre, ci sarà sempre per la nostra squadra. Questo vale per tutte le squadre che puntano a vincere dei trofei. È normale, è giusto che sia così. Noi dobbiamo convivere, no? Con questa pressione, dobbiamo essere bravi a gestirla. Io in questi giorni, no, ho visto un po' il nostro inizio, sto sentendo di tutti i colori, che insomma sicuro non siamo tra i favoriti, che andremo lì, squadre che sono molto più avanti di noi, come se l'altra avessero vinto 50 partite di fila, siamo all'inizio un po' tutti. Per noi niente, sarà una Supercoppa da vincere, perché noi andiamo lì per vincere, non conta quello che abbiamo fatto in queste 2 settimane, in queste prime uscite di campionato, è una competizione a parte, e andiamo lì per vincere. Come dicevi tu, 2 anni fa ci siamo riusciti, l'anno scorso no, e anche se tu, non tutti, in tanti forse la snobbano questa Supercoppa, no? Ma in realtà non è così, perché vincerla è bello, e altrimenti poi non saremmo tutti così arrabbiati quando, no, come è successo l'anno scorso, quando magari non si riesce a raggiungere l'obiettivo. Massimo, allora, con Latina diciamo così così, male con Milano, molto bene con Verona, la verità dove sta? Questa è una bella domanda. Latina sì, eravamo in difficoltà nel gioco, tanti errori, poi l'abbiamo portata a casa. Milano ha qualcosa in più di Latina, punta, no? Ambisce ad altri traguardi, e hanno giocato molto meglio di noi abbiamo sbagliato l'impossibile, non eravamo molto nervosi, non eravamo, no, la Sir giusta. Ci sono stati dei grossi miglioramenti con Verona, ma questo non vuol dire che adesso sia tutto bello, bellissimo, non vuol dire nulla, perché Milano, noi abbiamo giocato con Verona solo 3 giorni dopo Milano, e quasi non ci siamo neanche allenati, non abbiamo migliorato nulla. Abbiamo fatto però, secondo me, un piccolo step a livello mentale, abbiamo detto così non va, non può andare, noi non siamo questi. Vogliamo migliorare innanzitutto singolarmente, quindi Max Colacci cosa deve fare? Deve ricevere meglio, deve difendere di più. Atanasievic cosa deve fare? Deve mettere giù la palla decisiva. Leon cosa deve... tutte queste cose qui. Quindi abbiamo iniziato innanzitutto a pensare, no, a queste piccole cose, e poi i miglioramenti anche a livello di gioco, di squadra, quelli verranno. Però innanzitutto era importante un po' sbloccarci a livello di testa, perché poi secondo me nello sport in generale, ma nel nostro in particolare, la testa è la cosa più importante. Da un coach importante che era sempre con voi a un altro coach altrettanto importante che però è arrivato all'ultimo. Differenze, similitudini, e soprattutto se l'inizio... Potevate aspettarvi un inizio controverso? Io ritengo di sì, perché le condizioni c'erano per avere un inizio controverso. Adesso però la macchina è in strada. Sì, abbiamo cambiato coach, e con Lollo insomma noi ci siamo trovati molto bene, abbiamo vinto tanto insieme, si era creato veramente, c'era un bel feeling tra noi, e tra la squadra e Lollo. Adesso è arrivato Vital, che è un altro allenatore molto esigente, un allenatore vincente, che però ha delle metodologie di allenamento completamente diverse, ma questo è normale, cioè io ho cambiato tanti allenatori nella mia carriera e ognuno porta delle cose diverse, ognuno
punta magari su dei fondamentali diversi. Per fare un esempio banale, anche semplicemente il foglio con il quale si studia l'avversario è diverso, c'è chi tiene a 1, c'è chi tiene a 10, cambia tutto, e questo è normalissimo, lo sapevamo. E lui ci chiede delle cose diverse rispetto alle quali, no, noi eravamo un po' abituati, e quindi ci vuole solo un po' di tempo. Sì, possiamo aspettarci delle difficoltà. Io sinceramente non me ne aspettavo così in tante, devo essere sincero, però ci sono stati anche tanti errori che noi abbiamo commesso, che non dipendono dal cambio di allenatore. Abbiamo commessi perché evidentemente a livello, non so, fisico, tecnico, mentale non eravamo pronti. Quindi se io sbaglio una ricezione non posso dare la colpa al cambio di allenatore, sarebbe, no, una da stupidi, insomma, non, e poi non sarebbe vero. Quindi sì, ci sono delle differenze, semplicemente ci vorrà del tempo per capire bene lui cosa Vital vuole da noi. Di sicuro sia Vital che Lollo sono due tecnici molto molto esigenti, che fanno lavorare tanto in maniera diversa, ma tanto. Poi insomma, io conosco solo la strada del lavoro per arrivare a raggiungere degli obiettivi importanti. Senti, allora, tu dicevi 2 anni fa c'è stata appunto questa vittoria, tu dici chiaramente che bisogna, e molti, voi tutti dite che bisogna guardare avanti, no? Però tu quanto personalmente quanto daresti per rivivere quel momento del genere? Perché mi ricordo che sei stato tra i più, diciamo, attivi nei festeggiamenti. Grazie. Io l'ho detto prima, per me la Supercoppa è un trofeo importante. Non capisco perché a volte passa in secondo piano. Cioè, noi giochiamo contro Trento, contro Modena e contro Civitanova, 3 delle squadre più forti al mondo, quindi è bello batterle, provare a batterle. E giochiamo poi a Civitanova, e quindi negli ultimi 2 anni, no, grandi sfide, e mettere una medaglia al collo per uno sportivo è la cosa più bella. E io ripeto, io dico sempre, no, che la Supercoppa non interessa a chi la perde, perché a chi la perde dice che sì, ma tanto il primo trofeo è la Supercoppa, chi se ne frega. Non è così, vi assicuro che non è così. E noi faremo di tutto per portarla a casa, perché insomma, è uno degli obiettivi stagionali, assolutamente. E dal punto di vista fisico come state? Molti di voi hanno avuto un'estate particolarmente piena di impegni, quindi ti chiedo se influisce, immagino che un pochino su qualcuno, no, chiedo anche a te direttamente, ha influito, e se questo può in qualche modo essere un elemento con quello che dicevi prima, cioè il cambio di allenatore, nuove metodologie, dobbiamo abituarci, se l'essere magari un pochino più affaticati può essere un elemento. Ma guarda, sì, noi alla fine non ci fermiamo mai, no? Perché non c'è un periodo di sosta vero e proprio. Io sono stato, tra virgolette, fortunato, mettiamola così, perché non sono andato in Giappone, ho avuto un po' di tempo per, no, anche semplicemente tornare a casa, organizzare il trasloco e venire qui. Quindi c'è chi è arrivato direttamente dal Giappone, come Leo, come Russo, ma questo vale anche per altre squadre. Quindi quando diciamo tutte le squadre hanno lo stesso problema, il problema non esiste. Certo, è vero che, ritornando al discorso di prima, noi abbiamo cambiato allenatore, quindi anche lo staff, no? Anche il preparatore atletico, e che ci sta facendo fare un lavoro diverso, un lavoro completamente nuovo, almeno per me è un lavoro completamente nuovo. Io sono sempre stato abituato a lavorare in maniera abbastanza classica, diciamo, in sala pesi, no? Questo è un lavoro completamente nuovo, quindi il fisico un po' si deve abituare, ma ripeto, è un... Purtroppo il fatto di giocare così tanto l'estate, questo vale per tutti, lo si dice da anni, ma si vanno poi a disputare questi tornei, per carità, molto belli, come la World Cup, che si va in Giappone a giocare, ma che alla fine, diciamocelo sinceramente, contano poco. Qualche anno fa mettevano in palio 2 posti per le Olimpiadi, quest'anno niente, se non dei punti per il ranking, quindi
si toglie del tempo alla, al riposo, alla preparazione, eccetera, ma va bene, ci sono evidentemente chi è più in alto di noi ha altre priorità. Forse per la prima volta nel pre-Supercoppa partite senza i favori del pronostico, forse. Allora, due anni fa, può essere un vantaggio questo, lo dico, perché due anni fa magari nessuno pensava a voi, invece avete stravinto. L'anno scorso eravate super favoriti e invece è andata male. Io devo essere sincero, non ci credo a questa cosa qui, perché è una squadra che ha De Cecco, Atanasevic, Leone, eccetera eccetera, come fa a non essere tra le favorite? Noi siamo in quattro, per carità, però è una squadra che punta a vincere, e ripeto, non perché che abbiamo perso una partita con Milano, allora non siamo favoriti, gli altri che ne hanno vinte... De Cecco e Lanza hanno dichiarato non siamo favoriti. Sì, sì, ma per carità... Sì, allora, ci ha detto il contrario. No, no, ma ognuno ha la propria idea, io la rispetto, per carità, io so che ho accanto, in campo, so di far parte di una società come Perugia, quindi Perugia è sempre lì, deve essere sempre lì a giocarsela, non favorite, non favorite... Non lo so, io non sono così d'accordo. Secondo me partiamo tutti alla pari. Secondo me partiamo tutti alla pari, perché anche le altre squadre, ripeto, partono per vincere tutto quest'anno. Nessuna di queste quattro si può nascondere. Non puoi dire, no, ma quello a Leone, no, ma forse di là c'è Anders. Ma no, cioè, se tu vedi, no, i roster di queste squadre qui sono delle squadre eccezionali. Quindi puntano tutte a vincere tutto. Secondo me non c'è una favorita, si parte tutti alla pari. Max, ti chiedo... Tu prima hai insistito molto sul fatto che Heinen vi stia chiedendo qualcosa di diverso. Nello specifico, cos'è che vi sta chiedendo dal punto di vista, non lo so, se tecnico o mentale, di approccio alle partite? Qual è la vera grande differenza rispetto agli ultimi anni con Bernardi? Ma semplicemente ci chiede di puntare di più su altri fondamentali che non siano magari solo la battuta e l'attacco. Noi siamo sempre stati fortissimi, no? In questi fondamentali, quindi ci chiede magari di giocare meglio la fase di contrattacco, quindi anche la preparazione, no? La partita è un po' diversa, si studia magari a cose diverse, quindi chiede a me di difendere in un determinato modo, nella fase di rigiocata magari chiede delle cose diverse. Sono semplicemente queste cose qui che in teoria sono molto, molto semplici, ma se uno è abituato, no, a fare più o meno sempre le stesse cose, poi è normale che si possano incontrare delle difficoltà, ma non è niente di così eclatante, eh. Perciò dico, basta solamente avere un po' di tempo per capire bene e gestire al meglio le varie situazioni che poi si vengono a creare nelle fasi di gioco, tutto qua. Sì, parliamo appunto della partita di venerdì nello specifico, che Trento dobbiamo aspettarci secondo te? Ma sicuramente una Trento ancora più forte dell'anno scorso, perché ha inserito dei giocatori di assoluto livello, una Trento che gioca bene, perché è stata sempre una caratteristica di questa squadra, una squadra che gioca molto, molto veloce, con palle molto spinte in banda, perché ha un palleggiatore in grado di esprimere questo tipo di gioco, ed è una squadra può mettere in difficoltà una squadra come la nostra, perché è una di quelle che difende tanto, che quindi magari, sai, noi con gli attaccanti che abbiamo, a volte se riusciamo a mettere la palla a terra al primo colpo, a volte no, tendiamo ad innervosirci, invece questo non deve succedere, perché quando è una squadra che è brava nella fase break devi avere un po' più di pazienza, una squadra che mette in campo tante variazioni al servizio. Quindi non lo so, penso a un Kovacic che è in grado di battere molto forte, in grado di battere tattico, in grado di battere, no, no, su Leo per togliere la pipe, gente molto tecnica, quindi questo fondamentalmente è una squadra che, ripeto, gioca molto, molto bene. Contro questo tipo di squadra bisogna avere tanta tanta pazienza. Volevo chiedere su cosa avete lavorato principalmente questi giorni, sia dopo il 3-0 contro Milano, sia anche insomma in questi giorni. Ma
In realtà si sono viste percentuali alte nell'ultima partita in ricezione, abbiamo visto delle difese, no? Sì, in realtà il tempo per lavorare dopo Milano è stato pochissimo, perché abbiamo avuto un paio di allenamenti, però sicuramente abbiamo lavorato tanto sulla fase di ricezione e appunto sulla fase di difesa, che è un po', no, quello proprio che ci chiede Vital, no? Cioè, ci chiede di migliorare, ecco, di crescere in questi fondamentali. Le sue squadre sono sempre state squadre che hanno difeso tanto, che hanno contrattaccato non solo usando la forza ma usando la tecnica, no? Le variazioni, e quindi un po' su queste cose qui. Il tempo è stato pochissimo dopo Milano, dopo Verona invece abbiamo avuto qualche giorno in più, insomma dopo avremo allenamento, continueremo a lavorare su queste cose. Bene Max, grazie, ti lasciamo agli impegni con la squadra, grazie a tutti quanti, buona giornata.